Più tu studi, più vai in profondità nella tua cultura, più entri nei dettagli degli interessi che hai. Questi interessi possono diventare passione e attraverso le passioni sono veicolo di trasmissione di emozioni e questo è il risultato assoluto proprio. Massimo viene qui e acquista il baccalà sotto sale, oppure anche già, già mollato, pronto da cucinare. Poi acquista i capperi sotto sale, delle isole Eolie, grandi, piccoli, di tutte le misure. Chiede di tenerlo informato sulle cose che mi arrivano, bottarghe. Qui siamo specializzati nei prodotti sotto sale, ittici, magari anche le acciughe del Mar Cantabrico, ad esempio, del quale se ne fa uso. Mi piace come rielabori i prodotti che acquista da me, insieme ad altri, ovviamente, in chiave moderna. Lui è molto, molto ferrato sul territorio, sui prodotti del territorio e poi li modifica a suo piacere. Questo è il suo forte, il forte di Massimo. Lui ha questa genialità che gli fa creare dagli ingredienti più poveri anche magari il prodotto così eccezionale. E questo è il suo bello. Ciao Massimo, a posto, forma. Ma Massimo compra le costine di maiale, compra le faraone, capponi. Poi in base a quello arista in base alle esigenze del ristorante, la migliore, gliela seleziono, gliela vado a prendere io, la seleziono io. Ciao Massimo. Top, il massimo, quello che di meglio c'è. Ricciole, rombi giganti, tutto prettamente nostrano, tutto prettamente fresco, scampi nostrani. Quasi sempre vivi, fa parte del suo modo di essere lamentarsi. Se c'ha mezzo chilo di uovo mi contesta mezzo chilo di peso. L'aceto balsamico tradizionale di Modena reca la parola tradizionale. Parliamo della tradizione secolare, ma la tradizione si deve rinnovare. Non a caso io dico sempre che la tradizione a suo tempo era un'innovazione ben riuscita, che poi si è consolidata in tradizione. Grazie al suo lavoro Massimo ha saputo riconoscere il balsamico in chiave moderna e l'ha riproposto su tutti il famoso croccantino, ma non solo questo, anche altri. E la cosa che lo contraddistingue però è sempre uno straordinario rispetto per le materie prime, per i prodotti, in questo caso l'aceto balsamico, che lui usa, trasforma, ma lo utilizza sempre per dare identità al prodotto, al piatto che cucina e al balsamico stesso. Chi usa i prodotti del territorio
automaticamente fa un ragionamento che non riguarda solo o la produzione di un vino o la mietitura o la trebbiatura o la cucina di un piatto, ma automaticamente manipola l'identità di un territorio, la ricerca e la rinnova, e quindi ovviamente è nata anche una grande amicizia e una stima reciproca che è quella che poi sta alla base del nostro lavoro quotidiano. Andiamo a riscoprire un prodotto che nelle nostre famiglie viene utilizzato da sempre, prodotto da sempre con una maestria che senza passione però non porta da nessuna parte. E poi io vorrei utilizzare, non è una definizione nel senso stretto come viene chiesto, però il fatto dell'amore, lo straordinario amore che si deve avere, perché solo con l'amore e la passione tu puoi aspettare più di 20 anni per avere un prodotto che si possa definire all'altezza del miglior aceto balsamico tradizionale di Modena. Ma fra noi e Massimo Bottura è nata una grande passione, la passione che nasce fra gli appassionati del territorio di Modena, della città, dei prodotti tipici. È ovvio che con lui si è consolidata sul balsamico tradizionale di Modena. Noi siamo i cultori di questo preziosissimo prodotto e lui ha riconosciuto la qualità del nostro lavoro che dura da oltre 50 anni.